Buongiorno, direi che possiamo cominciare. Abbiamo scontato i 5 minuti di ritardo accademico, ma credo che possiamo iniziare. Due informazioni di servizio: la dottoressa Lucca avrebbe avuto piacere di essere con noi, ma in realtà è collegata e quindi farà il suo intervento da remoto. Era anche prevista la presenza del nostro presidente e mio papà, Giuseppe De Rita, il quale per altri impegni invece oggi non riesce a esserci e mi ha detto: ma in fondo due De Rita non è mai bellissimo e quindi fai tu al posto mio. Comunque mi prega di portarvi i suoi saluti e anche il suo, per certi versi, dispiacere di non essere qui dopo tanti anni, in cui invece ha chiuso con alcune riflessioni questa presentazione. Il rapporto sociale, il rapporto sulla comunicazione giunge oggi alla 19ª edizione, quindi siamo soddisfatti, siamo contenti e ringraziamo tutti coloro i quali in qualche modo ci hanno permesso di raggiungere questa tappa, gli sponsor che hanno sostenuto il nostro lavoro, voi che con la vostra presenza in qualche modo ci spingete ad andare avanti, i nostri ricercatori che ogni giorno ci sollecitano a ragionare su un tema così complesso e così delicato come quello dei cambiamenti, della trasformazione nel modo di fare comunicazione, nei mezzi che si utilizzano, nei linguaggi, nella cultura dei sistemi di comunicazione e di informazione, che per certi versi sono anche il nostro mestiere. Noi facciamo ricerca per raccontare le cose che vediamo, quindi è ovvio che la comunicazione non è soltanto l'oggetto della nostra ricerca, ma è anche il mezzo, lo strumento, il modo in cui proviamo a dare valore al lavoro nostro quotidiano. Il rapporto, come sapete, ha una sorta di doppia anima, lo ha dall'inizio, ha mantenuto anche dal punto di vista grafico, dal punto di vista della struttura dei contenuti, una similitudine con le prime edizioni all'alba dei primi anni 2000. Questa doppia anima è fatta da una parte di numeri, quasi una pedanteria nel ripetere i numeri, nel ripercorrere gli stessi argomenti, le stesse domande, le stesse questioni poste agli italiani in occasione dell'indagine che svolgiamo ogni anno. Quindi voi lo avete tutti in mano, basta sfogliarlo, e questa densità di numeri è una scelta, e per certi versi è quasi noiosa, dicevo, è quasi pedante. Però è una scelta perché permette a ciascuno poi di elaborare la propria analisi, approfondire il proprio punto di vista, svolgere alcune considerazioni. Ogni anno ci domandiamo: ma forse è il caso di cambiare, forse è il caso di rivedere i temi che affrontiamo? In realtà la risposta è sempre la stessa: no, è un bene mantenere la struttura iniziale. La seconda anima è quella di provare invece a guardare quelli che sono i semi del nuovo, quelli che sono gli elementi che ancora non sono chiari, ma che stanno condizionando e condizioneranno il mondo della comunicazione, il modo di fare comunicazione, di fare informazione nel nostro paese e non soltanto nel nostro paese. E quindi queste due anime proviamo a tenerle insieme: da un lato l'analisi strutturale di che cosa sta succedendo, dall'altro quali sono gli elementi che oggi caratterizzano invece il dibattito in una prospettiva di qualche anno in avanti. Il titolo in qualche modo dice tutto, vero o falso, è in qualche modo l'interrogativo che oggi si affaccia, e non soltanto oggi naturalmente, ma con maggiore forza, con maggiore determinazione si affaccia nel mondo della comunicazione, e poi proveremo a spiegare un po' perché. I dati, i numeri, credo che sia giusto ripercorrerli anche per poi svolgere alcune brevissime considerazioni e in qualche modo anche aprire il dibattito. Io ringrazio la dottoressa Mondo, la dottoressa Nieri, la dottoressa Cocco, il dottor Paschina, che sono qui con noi a ragionare, che hanno avuto modo di leggere il rapporto, di sfogliarlo e di fare le loro prime valutazioni e sviluppare i loro primi pensieri. Poi il lavoro naturalmente continuerà anche nei prossimi mesi. Il primo dato che ci sembra giusto sottolineare è relativo alla televisione, al consumo del mezzo televisivo. Non è da quest'anno, è già qualche anno che notiamo come la televisione tiene, il sistema televisivo nel suo complesso mantiene una affidabilità, un gradimento e al tempo stesso una fruizione che è sicuramente molto, molto, molto significativa. I numeri li trovate poi nel rapporto.
L'85% degli italiani è ancora oggi utente della televisione tradizionale. Se andiamo a guardare agli under 30, cioè i ragazzi e le ragazze che hanno meno di 30 anni, questo numero scende al 67%. Secondo dato che ci sembra significativo sul consumo di televisione, il 56% degli italiani utilizza il mezzo televisivo attraverso internet, il 34 e il 35% attraverso i dispositivi mobili, iPad e telefonino. Per quanto riguarda i ragazzi, invece, cioè quelli che hanno, i ragazzi e le ragazze che hanno meno di 30 anni, ben il 77% di loro guarda la televisione via internet e ben il 55% guarda la televisione via smartphone, via telefonino o via iPad. Questo ci dice che il mezzo televisivo è ancora al centro delle diete mediatiche degli italiani, con alcune variazioni, ma sostanzialmente la stabilità dei numeri, con piccole variazioni da un anno a un altro, la stabilità dei numeri ci dicono che la televisione è ancora al centro di tutto il mondo della comunicazione italiana. Secondo punto, sulla radio. La radio ovviamente ha delle forme di consumo diverse, gli italiani sono e restano legatissimi alla radio via autoradio nella macchina, e questo in qualche modo la caratterizza, però nonostante anche qui qualche piccola variazione da un anno a un altro, l'1% in più, l'1% in meno, però anche il mezzo radiofonico, che si è progressivamente integrato col mezzo televisivo, è diventato una parte diciamo, essenziale dell'ascolto quotidiano, della fruizione di mezzi di comunicazione quotidiano da parte degli italiani. Quello che registriamo, non da oggi, ma oramai da qualche anno, e che abbiamo visto consolidarsi, è l'utilizzo della radio da parte dei giovani attraverso il telefonino, via mobile, come si dice. Quindi anche qui i giovani hanno in qualche modo integrato televisione e radio e smartphone. Il terzo dato, trovate poi tutti i numeri nel rapporto, forse anche quasi troppi. Il terzo elemento sono i social network. Social network, l'impressione che noi abbiamo è che si siano un po' affastellati in questi anni, uno sopra l'altro, qualcuno guadagna, qualcuno perde, qualcuno corre velocissimo, poi in qualche modo si ferma, però di fatto nel loro complesso, quello che possiamo vedere come un panorama quasi unitario di social network funziona. Funziona come mezzo di informazione, è diventato il primo mezzo per i giovani, funziona come mezzo di relazione. È chiaro che Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram hanno come dire, funzioni e modalità di fruizione fra di loro molto diverse, però di fatto anche in un affastellamento un po' confuso continuano a funzionare bene. La quarta parte di lettura sui dati riguarda i quotidiani. La progressiva discesa nella lettura dei quotidiani, anche qui non è fatto di oggi, l'abbiamo visto progredire anno dopo anno, i numeri sono quasi impressionanti, oggi ci dicono che soltanto un italiano su 10 è un lettore abituale di quotidiani a pagamento. E soltanto uno su 25 dei giovani under 30 è un lettore abituale dei quotidiani a pagamento. Quello che vediamo è una salita non così impetuosa come ci saremmo aspettati nella lettura dei quotidiani online, quindi l'abbandono del mezzo cartaceo in sostituzione dei mezzi online, che però in realtà non ha neanche funzionato come completa sostituzione della carta col digitale. Il digitale corre, va bene, vede i giovani under 30 con 1 su 8 ancora leggere con frequenza i quotidiani sull'iPad o sul telefonino, però di fatto quello che dobbiamo sottolineare è una sostanziale perdita di confidenza degli italiani, soprattutto dei più giovani, ma non solo dei più giovani, con la parola stampata, con la carta, quello che nel rapporto vedete chiamato come press divide. Questo lo troviamo confermato anche nei libri.
oramai da diversi anni, direi almeno una quindicina d'anni, soltanto un italiano su quattro dichiara di essere un lettore abituale di libri. L'ebook sembrava una sorta di integrazione o una sorta di canale d'uscita per la difficoltà del mondo editoriale. In realtà questo non è avvenuto, perché vediamo che non c'è un travaso di utenti: chi è utente del libro stampa è utente anche dell'ebook e viceversa, quindi c'è una sorta di integrazione ma non di progressiva sostituzione, e questo in qualche modo conferma quello che è, come dire, l'impressione guardando i numeri sulla lettura dei quotidiani, e cioè di una ulteriore perdita di attenzione nei confronti della carta stampata. L'altro aspetto, come vedete vado molto velocemente perché è inutile ripetere un'infinità di numeri, solamente vorremmo offrirvi qualche chiave di lettura del rapporto che avete in mano. L'altro aspetto che secondo noi è importante è quello dell'analisi sui consumi, che trovate dettagliati nel rapporto, ma che sostanzialmente ci dicono che in un panorama, in uno scenario italiano in cui i consumi complessivamente non hanno ancora raggiunto la quota del 2008, del 2007, del 2008, cioè il momento della grande crisi dettata dalla crisi finanziaria Lehman, i consumi sono sostanzialmente ancora al di sotto di quello che era il livello del 2008. Quindi è una società che non ha ritrovato quella grande rincorsa consumistica e che ha mantenuto sostanzialmente fermi i consumi. Su questo però ci sono, come dire, due dati che vanno in direzioni molto diverse. Il primo, quello sui consumi di telefonini o accessori per telefonino o dispositivi tecnologici, che in questi ultimi 15 anni sono cresciuti del 730% scarso, e viceversa invece in controtendenza il consumo, gli investimenti, il consumo di servizi per la connettività e l'utilizzo dei dati, che sono diminuiti negli ultimi 15 anni di circa il 22%. Questo si traduce anche in un progressivo rallentamento del costo dei servizi di connettività, diminuiti negli ultimi 5 anni del 22% a fronte di un indice complessivo dei prezzi al consumo cresciuto del 13%. Quindi mentre l'inflazione, anche con consumi tutto sommato rallentati, l'inflazione corre, soprattutto come sapete nel corso del 2022, nel 2023 poi ha rallentato, in realtà invece la discesa nel costo unitario, nel valore unitario dei servizi di connettività e dei servizi di sicurezza dei dati è costantemente in discesa. L'ultimo aspetto è una parola che abbiamo usato tanto, che in qualche modo caratterizza il nostro rapporto sulla comunicazione: le diete mediatiche. Se vedete sul rapporto, nel 2009 il 26% degli italiani dichiarava che aveva diete mediatiche esclusivamente audiovisive, quindi che di fatto era la televisione o la radio che esaurivano il proprio modo di informarsi. Questo numero è sceso oggi a poco più dell'11%, quindi più che dimezzato in questi anni. E così come dall'altra parte invece delle diete mediatiche esclusivamente o prevalentemente estranee ai mezzi a stampa sono passate dal 39% del 2009 al 58% del 2003. Quindi di nuovo troviamo una conferma di una sorta di mescolamento di quelli che sono i mezzi della comunicazione con la carta stampata e con i mezzi a stampa, che diventano, come dire, accessori, diventano per certi versi anche marginali nel mondo della comunicazione, ma che comunque continuano a caratterizzare il mezzo comunicativo. Banalmente, per dirlo con una parola, i giovani leggono moltissimo, perché leggono tweet, leggono social, leggono motore di ricerca, però poi alla fine non traducono questo in una lettura di un libro o di un articolo sui quotidiani. Questi numeri, qualche conclusione. La prima l'accennavo prima, questo progressivo allargamento del gap dei mezzi a stampa, la perdita di confidenza della carta, è qualcosa che oramai possiamo ritenere strutturale, cioè come un sommergibile che si è immerso, piano piano è sceso,
oggi si è stabilizzato, difficile pensare che si possa andare ancora più sotto. Alcuni segnali ci dicono, ad esempio, che il mercato dei libri ha dei piccoli margini di miglioramento. Tutto sommato anche i giornali si stanno assestando a una quota molto più bassa rispetto a una decina d'anni fa, ma oramai è una dimensione che possiamo ritenere strutturale. E credo che questo sia importante. La perdita di confidenza non significa il sostanziale abbandono del mezzo stampa. Anzi, il mercato editoriale, il mercato dei libri su carta, qualche segnale di ripartenza lo dà. Certo, non il boom dei lettori, questo non lo possiamo sostenere, però qualche piccolo segnale lo dà. La seconda considerazione è che questo strano mondo, che era abbastanza separato, e lo trovate nella struttura stessa del rapporto, la radio da una parte, la televisione dall'altra, internet, i social network, le piattaforme, i motori di ricerca, sembravano tutti, come dire, pilastri alternativi l'uno all'altro, in realtà in questi anni si sono trasformati in una sorta di grande arcipelago in cui ciascuna isola resta un mondo separato, però vive delle relazioni con gli altri. Oggi la televisione senza i social, i quotidiani online senza internet non avrebbero più molto senso, cioè tutto in qualche modo si è andato mescolando, si è andato configurando come un unico grande sistema in cui l'individualità, l'identità rimane separata, ma in cui le connessioni, le relazioni fra i vari mezzi di comunicazione sono diventati sicuramente significativi. È un arcipelago che, come vedete nel rapporto, funziona bene, funziona anche come mezzo di informazione. Certo, non possiamo più parlare di mezzi di informazione di massa, perché non c'è più la massa, ci sono tante piccole esperienze, tante piccole realtà, tanti piccoli e diversi modi di fruire delle informazioni. Quindi è un sistema che funziona, però al tempo stesso la lettura dei dati e la lettura degli andamenti degli ultimi 4-5 anni ci dicono che è un arcipelago ormai saturo. Saturo di mezzi, perché più di quello i social network non possono raggiungere, la televisione più di quello non può fare, ha in qualche modo trasformato il suo modo di presentarsi agli utenti, però è un sistema saturo non soltanto dal punto di vista delle tecnologie, delle piattaforme, degli investimenti, e sembra essere un sistema saturo anche dal punto di vista dei contenuti. Se ricordate le letture date negli anni passati, la politica aveva conosciuto, diciamo, una grande volata verso l'alto in termini di attenzione, piano piano si è assestata, negli ultimi anni si sta rallentando, quindi la politica, lo sport, le serie televisive, anche questi investimenti sui contenuti e questi punti di attenzione sui contenuti in qualche modo sembrano saturi. Questo rapidamente ci porta a dire che se abbiamo raggiunto un sistema che da un lato vede la stabilizzazione verso il basso dei mezzi tradizionali di informazione, in particolare dei quotidiani, e dall'altro una sorta di saturazione sia in termini di tecnologia che in termini di contenuti dell'arcipelago della comunicazione digitale, di fatto lascia spazio a qualche cosa di nuovo. E il qualche cosa di nuovo di quest'anno è l'intelligenza artificiale, che in qualche modo domina il dibattito sulla comunicazione, domina il dibattito sulla cultura, domina anche il dibattito su quale sarà la prospettiva del digitale come strumento e come mezzo di comunicazione. Abbiamo provato a chiedere agli italiani quali erano i loro punti di vista. Direi che i numeri sono tanti, è inutile commentarli, li trovate nel rapporto. Uno mi sembra giusto sottolinearlo: quasi l'80% degli italiani, il 79% degli italiani dicono che l'intelligenza artificiale avrà effetti imprevedibili, cioè veramente una finestra sul nuovo, non sappiamo che cosa succederà. Però pone, come dicevo all'inizio, un problema fondante per tutto il mondo della comunicazione, che è il titolo che abbiamo dato al rapporto, al 19° rapporto di quest'anno, cioè il vero e il falso. L'intelligenza artificiale ha riproposto in qualche modo
un argomento che è sempre stato fin dagli antichi greci nella questione della comunicazione dell'informazione, vero o falso. La stessa domanda, vero o falso, è di per sé informazione e comunicazione. Però in qualche modo noi abbiamo due fenomeni che si stanno affiancando e sovrapponendo. Il primo, questa progressiva, fortissima, straordinaria affermazione degli algoritmi, quindi della comunicazione attraverso sistemi generativi di intelligenza artificiale, che, come vedete nel rapporto, sono utilizzati da circa il 10% degli italiani, non soltanto dai giovani ma anche dalle persone più adulte, quindi che è entrato di fatto nelle consuetudini di informazione degli italiani, questi algoritmi che però di fatto sono, per dirlo con una battuta, comunicazione senza comunità, cioè alla fine la comunità televisiva, la comunità dei giornali, la comunità delle radio erano comunità forti, oggi l'algoritmo invece spazza via quest'idea stessa di comunità e pone quindi il problema vero o falso. Il secondo fenomeno è la presa di consapevolezza da parte degli italiani che la parola, l'immagine, la frase d'effetto, il tweet potremmo dire, corre più veloce della verità e quindi è sempre giusto, è sempre importante provare a domandarsi se un'informazione che abbiamo ricevuto o un'intuizione che abbiamo avuto corrisponde al vero, corrisponde al falso. E quindi vediamo nel rapporto di quest'anno crescere in modo significativo il numero di persone che dichiarano: sì, io quando vedo una cosa poi vado a guardare diverse fonti, diversi mezzi per capire se è vero o falso, proprio perché mi pongo il problema, capisco che il contenuto virale corre più veloce della verità, ma in qualche modo devo recuperare in termini di argomento, in termini di parola. E questo è l'ultimo capitolo del rapporto di quest'anno, cioè il ritrovare o ridare valore alla parola. La parola che secondo gli italiani deve essere lecita, e credo che questo sia importante sottolinearlo, l'attenzione a quello che un tempo avremmo chiamato politically correct, cioè la capacità di parlare in maniera corretta, in maniera lecita, che non è soltanto il non dare cattive informazioni o false informazioni, ma è proprio il modo in cui la parola si approccia al fronte della comunicazione. Al tempo stesso una parola che deve essere affidabile, e questo gli italiani lo sottolineano con forza, è necessario ritrovare un'affidabilità dei mezzi di comunicazione, pur sapendo che ci sono dei limiti strutturali, perché la velocità della comunicazione, la velocità delle trasformazioni tecnologiche di fatto è tale che non può essere raggiunta dai cambiamenti culturali, che invece sono necessariamente più lenti. La terza è la parola intelligente, anche qui gli italiani in qualche modo affiancano ai temi dell'intelligenza artificiale, che è entrata nel dibattito di tutti, affiancano l'idea che in fondo esiste non soltanto l'intelligenza umana, non soltanto l'intelligenza artificiale, ma anche una sorta di intelligenza culturale, di intelligenza sociale, cioè di capacità di modifica e di ripensamento del linguaggio per far fronte alle difficoltà che abbiamo davanti. Quindi in qualche modo questa domanda di fondo, questo dubbio di fondo che è alla base del rapporto di quest'anno, vero o falso, rappresenta il problema che oggi abbiamo davanti. La domanda fondante del nuovo modo, del modo di fare comunicazione oggi, e al tempo stesso per certi versi ne rappresenta anche l'antidoto al problema, cioè è nell'interrogarsi, nel domandarsi come usare la parola in modo lecito, come usare la parola in modo intelligente, come usare la parola in modo affidabile, che guarda la vera sfida, al vero modo di affrontare la comunicazione per i prossimi anni. Io vi ringrazio e aprirei la discussione per raccogliere commenti, suggestioni coloro i quali hanno accompagnato in questi anni il nostro rapporto e che hanno avuto modo di leggerlo, e quindi darei la parola alla dottoressa Lucca, che non può essere con noi ma dovrebbe essere collegata online. Dottoressa, buongiorno, a lei la parola. Confermo, sono collegata, credo che ci siano problemi di video, quindi nel caso ditemi che forse è meglio che lo tolga direttamente. Mi spiace veramente non essere lì con voi, sarebbe stato estremamente interessante anche per un confronto diretto. Volevo dire che il vero e il falso, il titolo che avete scelto per questo rapporto, credo che sia
Mai come oggi, così incredibilmente calzante, perché io credo che non ci sia né il vero né tantomeno il falso, ma ci sia da capire per ogni argomento di discussione che lei ha obiettivamente ben racchiuso all'interno di una sintesi estremamente efficace, ogni aspetto si porta con sé del vero e ogni aspetto si porta con sé del falso, probabilmente. Vorrei concentrarmi su tre elementi fondamentali che lei ha raccontato, cioè l'informazione, l'intelligenza artificiale e la cancel culture, piuttosto che il political correct, che oggi praticamente vengono molto spesso abbinati e considerati quasi un tutt'uno. Allora, per quanto riguarda l'informazione, io ci abbinerei una parola, e cioè opportunità. Allora, sappiamo perfettamente che le diete mediatiche oggi, ma nella realtà dei fatti sono anni che stiamo studiando come il consumatore si stia spostando attraverso i vari media rispetto non solo a quella che è la propria scelta di fruizione mediatica, grazie a quella che è la tecnologia chiaramente che è stata messa in campo negli ultimi anni, ma anche grazie al fatto che c'è maggiore selettività di quelli che sono i contenuti chiaramente che vogliono essere consumati da questo punto di vista. Io credo che per i grandi gruppi media, e qua ce ne sono diversi rappresentanti, l'informazione rappresenta un'opportunità perché? Perché abbiamo visto tra i tanti numeri che, così come lei ha detto, sono stati inseriti nel rapporto, ma io non li trovo assolutamente tanti, li trovo o dei numeri confermatori o dei numeri che sostanzialmente sono stati approfonditori, quindi incredibilmente interessanti per andare avanti a studiare tutto quello che accade nel nostro mondo, che credo che sia il mondo che in assoluto si muova più velocemente rispetto a qualunque altro tipo di settore nel nostro paese. L'informazione perché credo che sia un'opportunità per i grandi media? Perché di fatto abbiamo capito che ci sono segmenti della popolazione che hanno fatto scelte completamente differenti. Quindi abbiamo completamente diviso i due mondi, cioè il mondo del tradizionale dal mondo dell'innovativo, se lo vogliamo così considerare. Però in mezzo c'è un qualche cosa che fa una netta differenza, cioè il livello di trustability. Quindi i media tradizionali, nonostante stiano perdendo d'appeal nei confronti di certi segmenti della popolazione, e stiamo parlando dei più giovani, se ci limitiamo a parlare chiaramente di target sociodemografici, è un qualche cosa che sta accadendo inevitabilmente, è un trend sostanzialmente che è iniziato tanti anni fa. E questo dovrebbe farci interrogare perché se si va su un motore di ricerca per informarsi, significa sostanzialmente che non si trova all'interno dei grandi gruppi media una risposta all'informazione che si sta cercando. Sostanzialmente non si reputa l'informazione che il grande gruppo media sta dando esaustiva oppure data con quello che è il linguaggio che generalmente quel tipo di segmento della popolazione vorrebbe sentirsi. Raccontare vorrebbe probabilmente si sentirebbe più a suo agio con un linguaggio differente, sia in termini di comprensione, oppure anche cioè, secondo me c'è un discorso che bisognerebbe fare tra la differenza tra informazione e approfondimento, e quindi quello che viene considerato informazione da una parte del pubblico e quello che invece viene considerato approfondimento. Io credo che ormai l'informazione sia qualcosa di talmente tanto sfaccettato che per i giovani significhi un qualche cosa di completamente differente rispetto alla parte centrale della popolazione, piuttosto che, diciamo così, a coloro che hanno un'età più adulta, più matura. Quindi anche da questo punto di vista io credo che i grandi gruppi media delle riflessioni da questo punto di vista le dovrebbero fare. Quindi opportunità significa sfruttare tutte quelle che sono le conoscenze che ci vengono messe a disposizione per utilizzare il linguaggio corretto, il media corretto, e comprendere quale sia considerata informazione per quel determinato pubblico a cui noi ci stiamo riferendo. Quindi informazione, secondo me, grande opportunità per i grandi gruppi media. Intelligenza artificiale, sono tanti anni che se ne parla, però effettivamente diciamo così che è abbastanza nuova la sua applicazione e soprattutto sono abbastanza nuove, diciamo così, le modalità di divisione, di osservazione di quelle che possono essere chiaramente l'applicazione vera di tutto ciò che è legato all'intelligenza artificiale. Tenendo conto che quando si parla di intelligenza artificiale parliamo di intelligenza artificiale descrittiva, predittiva, prescrittiva, trasformativa, generativa, quindi intelligenza artificiale è qualcosa di estremamente complesso
che la tecnologia ci ha messo a disposizione e io credo che se dovessi abbinare un qualche cosa all'intelligenza artificiale in termini che possa ritenersi significativo è gestione, nel senso che l'intelligenza artificiale è inevitabile che porti una grandissima trasformazione in tutti i comparti, quello media, ma nella realtà dei fatti nella vita di tutti i giorni. Diciamo che nella maggior parte dei casi in questo momento non abbiamo ancora toccato con mano quelli che sono i grandi effetti della trasformazione che l'intelligenza artificiale porterà. Li stiamo analizzando, li stiamo studiando. Quello che posso dire è che come servizio pubblico, da questo punto di vista, non stiamo a guardare quello che accadrà, ma sono ormai da tempo che stiamo lavorando sull'intelligenza artificiale, per lo più quella descrittiva, chiaramente, perché quella generativa, proprio per un discorso di trustability, è un qualche cosa che probabilmente svilupperemo più avanti. Ma per quanto riguarda l'intelligenza descrittiva, da questo punto di vista devo dire che siamo anche in fase di sperimentazione e di test su quelli che sono i vari ambiti di applicazione, un po' in tutte quelle che sono le divisioni aziendali che un editore come Rai chiaramente può pensare di sfruttare. Capisco sostanzialmente tutto quello che viene raccontato chiaramente all'interno del rapporto rispetto a inquietudine, se vogliamo, anche piuttosto che grandi punti di domanda su quali potrebbero essere le ripercussioni. E capisco anche il fatto che la gran parte della popolazione ritenga che nella realtà dei fatti sia un po' complicato capire alla fine in che cosa si trasformerà tutto questo. Ma credo che questo sia un qualche cosa che generalmente accompagni qualunque ambito di trasformazione e grande cambiamento. Questo ce lo racconta un po' la storia. E quindi da questo punto di vista io credo che la cosa importante sia una sorta di regolamentazione, soprattutto per le tipologie di intelligenza artificiale che possono effettivamente poi alla fine essere invasive rispetto a quelle che sono, diciamo così, la libertà dei singoli individui, ma per il resto credo che una gestione oculata rispetto all'utilizzo della stessa possa solo che portare dei grandi vantaggi. Invece per quanto riguarda il politically correct piuttosto che la cancel culture, sappiamo perfettamente che è un fenomeno decisamente anglosassone, statunitense in primis, anglosassone in generale, che poi comunque nel nostro paese è arrivato. Molto spesso si confonde con la politically correct, anzi spesso vengono considerati addirittura dei fenomeni. E qua, secondo me, quello che dovremmo abbinarci, è forse un discorso legato all'informazione e alla spiegazione. Nel senso che il fatto già che ci sia confusione tra queste due terminologie credo che porti a farci fare una riflessione, e cioè se effettivamente si sia compreso bene il fenomeno, e intendo dire in maniera larga sull'intera popolazione chiaramente, non sul comparto dei media. Dopodiché le discussioni su l'arte libera piuttosto che la parola libera, piuttosto che la non censura. Credo appunto che per quanto riguardi le opere d'arte del passato sia necessario andare a spiegare il contesto in cui quelle opere d'arte sono state scritte oppure prodotte oppure pensate, immaginate, però con la consapevolezza che per decenni, se non addirittura veramente centinaia d'anni, sono realmente state considerate opere d'arte senza che questo alla fine toccasse e urtasse nessun tipo di suscettibilità. Quindi probabilmente oggi una spiegazione del contesto sarebbe sufficiente per non considerare quelle opere d'arte un qualche cosa che vada contro a il politically correct, se lo vogliamo continuare a definire in questo modo. Per quanto riguarda la libertà di parola, io credo che anche su questo discorso, se c'è qualche cosa che bisogna necessariamente evitare, sia la censura. Ma credo che ci siano modi e modi per esprimere gli stessi concetti senza che possano essere offensivi, soprattutto per tutte quelle categorie che oggi vengono considerate le categorie più a rischio da questo punto di vista. Io credo che ci sia anche un altro aspetto in questo senso da considerare, che noi consideriamo e continuiamo a considerare alcune caratteristiche tipiche e che rendono unici gli individui delle diversità. Ecco, anche da questo punto di vista, se noi cancellassimo la parola diversità e
considerassimo veramente una caratteristica unica dell'individuo, probabilmente una quota parte di tutte queste polemiche forse riusciremmo a metterle da parte. Mi ricordo di aver già parlato di questo argomento in un altro convegno qualche tempo fa dove si parlava di diversità e di inclusione. Credo che il fatto di anche continuare a porre l'accento su tutto ciò che è diverso dal normale, sembra che ci sia qualcuno che si possa arrogare il diritto di decidere che cosa possa essere normale o meno, io credo che, non so, è una cosa che non, onestamente non dovremmo neanche porci come domanda. Però io credo che continuare a porre l'accento sulla diversità non faccia altro invece che mettere sotto i riflettori tutto ciò che viene considerato, secondo me a torto, diverso, ma nella realtà dei fatti dovrebbe essere semplicemente considerato unico. Ci sono tantissime riflessioni poi che chiaramente questo rapporto, parlo sempre come editore del servizio pubblico, ci porta a fare. E credo che le porteremo avanti, perché credo che ci siano una serie di segnali che le persone ci stanno lanciando, ci stanno comunicando, non possiamo far finta di non sentirli e quindi soprattutto dobbiamo starli ad ascoltare perché questo è il nostro ruolo e in una maniera o nell'altra cercare di soddisfare tutte le esigenze. Quindi ribadirei e lascerei la parola ai miei colleghi lì presenti. Informazione secondo me per noi significa opportunità. L'intelligenza artificiale va gestita. Va organizzata, va probabilmente nelle sue forme più trasformative, diciamo così, rispetto a quella che è la vita normale, regolamentata, e tutto il discorso del politically correct, della cancel culture, andrebbe forse profondamente rivisitato e guardato sotto tutte quelle che sono le sue angolature, perché credo che probabilmente potremmo fare molto meglio anche noi come gruppi di comunicazione. Grazie dottoressa Lucca, grazie anche per il suo invito, la sua spinta a guardare avanti, come dice lei, a cogliere le opportunità, ad approfondire e in qualche modo anche a imparare a parlare con parole nuove, cercando le spiegazioni del passato. Davvero un invito a continuare il nostro lavoro che per noi è prezioso, ma al tempo stesso l'apertura di una riflessione che andrà fatta nei prossimi mesi. Su quali sono i percorsi che il mondo della comunicazione, delle infrastrutture, delle tecnologie sono chiamati a svolgere per capire poi la strada da seguire. Darei la parola a Win 3, alla dottoressa Cocco, che ringrazio per essere qui con noi, che ringrazio per essere da tanti anni qui con noi e quindi un altro punto di vista molto diverso rispetto a quello della dottoressa Lucca della RAI. A lei la parola. Grazie, intanto buongiorno a tutti. Ovviamente un ringraziamento particolare va alla segretaria generale Giorgio De Rita, anche perché noi, mi fa impressione, il 19° rapporto vuol dire che vi abbiamo accompagnato nel diventare maggiorenni. Alla fine abbiamo superato i 18 anni, quindi siamo diventati maggiorenni in questa storia che riguarda un po' il mondo della comunicazione. Per me ovviamente è un onore essere qui, anche ovviamente rispetto ai miei colleghi che sono qui al tavolo con me. E, sono un po' una nostalgica, nel senso che non voglio raccontare la mia storia, però effettivamente nel momento in cui ho letto il rapporto mi è venuto in mente un po' il mio passato, nel senso che io nasco giornalista. Per molti anni sono stata nel mondo televisivo e quindi conduttrice, sono arrivata in realtà nel mondo della telefonia proprio perché si parlava di televisione all'interno del telefonino, che all'epoca sembrava una cosa quasi futurista. Ma com'è possibile pensare a una televisione all'interno di uno smartphone? Usiamo i termini che piacciono molto ai giovani. Ed effettivamente era così, quindi diciamo che venendo dal mondo televisivo e trasportate in un mondo all'epoca completamente nuovo, noi abbiamo iniziato il nostro rapporto con il Censis nel 2006. Quindi parliamo poi, era il sesto rapporto, e gentilmente Giorgio mi ha portato anche una copia storica. E pensate, non si parlava all'epoca di social network, non esisteva proprio il termine. Facebook è arrivato, ne parlavamo anche con Giorgio, è arrivato nel 2008. Quindi pensate che percorso e che cambiamento epocale c'è stato in questi anni. E io effettivamente sono stata anche testimone di tutto questo.
perché poi nel frattempo ovviamente è cambiata la comunicazione, sono cambiate le diete mediatiche, è cambiato il modo di attingere alle informazioni, è tutto un altro universo. Quindi questo ci ha portato a fare ovviamente anche delle riflessioni internamente importanti. Poi devo anche aggiungere un piccolo punto, perché in realtà il Covid non ha fatto altro che far esplodere tutto quello che riguarda connessione. In un certo senso ci siamo sentiti parte di questo mondo globale. All'epoca nel 2006 parlavamo di scenario europeo e già ci sembrava uno scenario internazionale incredibile. Oggi parliamo di scenario globale, ma nello stesso tempo, come diceva giustamente anche Giorgio, molto personale. È molto interessante all'interno della ricerca come siamo ormai abituati ad attingere alle informazioni. Pensiamo anche a tutto il mondo delle serie televisive, che sta avendo in questo momento un successo incredibile. Possiamo scegliere cosa vedere, quanto vederlo, come vederlo. Giorgio ha parlato spesso di smartphone, molti utilizzano il mobile, il telefonino. Anche questo ovviamente adesso è diventato nell'uso quotidiano normale, ma fino a un po' di tempo fa non eravamo abituati. Adesso vi vedevo, scusate, non ovviamente tutte le garanzie della privacy, però vedevo come il cellulare è diventato una parte della nostra vita. Quindi per noi, tra l'altro di Wind3, tutto il tema legato alla comunicazione, potete immaginare, è diventato fondamentale. Sentivo la qualità, che è diventata anche quello assolutamente indispensabile. Non possiamo neanche più lanciare dei messaggi che possono essere un po' equivoci. Dobbiamo essere assolutamente chiari, trasparenti. Sentivo parlare anche di tutto il tema, quindi essere anche molto, molto diretti. Mi piace molto quello che diceva anche Giorgio nelle sue conclusioni, cioè ridare anche un valore a quello che è la parola. Sono tutti spunti che all'interno del rapporto effettivamente ci sono. Io, sempre per la mia vena nostalgica, vi volevo dare qualche dato che è stato interessante, che siamo andati a ricercare. Pensate che appunto nel 2006 soltanto il 2,7% degli italiani usava il videofonino, meno di un italiano su tre accedeva ad internet per informarsi. Non parliamo di chissà quale epoca, parliamo di quasi 20 anni fa, per dire quanto tutto questo effettivamente ha portato a un cambiamento epocale, ma mi viene da dire veramente epocale. Sentivo parlare l'altro tema, che parlava anche la dottoressa Lucca, dell'intelligenza artificiale. È vero che è un argomento di cui si parla, di cui si sente parlare molto, però lo consideriamo assolutamente nuovo. L'idea che qualcosa possa essere generato, possiamo, questi generatori, questi programmi dell'intelligenza artificiale che ci permettono di creare contenuti, testi, immagini. Quindi è veramente di fondamentale importanza anche porre un'attenzione a quelle che sono le fonti da cui noi troviamo le notizie che ci interessano. Perché poi anche lì, sentivo Giorgio che parlava da buon ingegnere giustamente di algoritmi, di sistemi, noi lo sappiamo, mettiamo una notizia all'interno del mondo della rete e improvvisamente ci arrivano tutte le informazioni che sembrano essere esattamente in linea con quello che noi stiamo cercando. Alcune volte questa cosa effettivamente ci spaventa, ma ci spaventa anche a noi che poi dobbiamo garantire la connessione. L'altro dato assolutamente sulle quali anche noi operatori spesso riflettiamo è proprio quello che diceva anche Giorgio, Il 728% in 15 anni ha avuto un incremento su tutto quello che riguarda la tecnologia che noi utilizziamo, quindi l'equipaggiamento. 728%. Dall'altra parte però, come anche giustamente sottolineava Giorgio, e questo è un dato che un po' gli operatori preoccupa, il fatto che siamo disposti a pagare per i servizi, il traffico dati, quello che ci serve sempre meno. Però dall'altra parte non abbiamo la pazienza di essere lì ed aspettare che arrivi l'informazione, perché la vogliamo avere subito. Abbiamo perso un po' anche la pazienza, nel senso che tutto quello che ci deve essere, che è di nostro interesse, deve essere immediato, subito. Entriamo in crisi se c'è un problema di rete, se in quel momento non abbiamo la connessione. Questo da una parte
è una grande opportunità, sentivo parlare della parola opportunità, è sicuramente una grande opportunità e lo è anche per noi, però ovviamente dietro tutto questo ci sono degli investimenti importanti, perché si parlava di intelligenza artificiale, si parla di connettività, ma si parla anche per esempio di tutto il tema della cyber security che viene fuori, perché molti italiani sono preoccupati. Cioè l'intelligenza artificiale diciamo che ha due facce, da una parte chi la vede come una grande occasione, anche in ambito medico, leggevo all'interno del rapporto, e qualcun altro ovviamente molto scettico perché teme che possa togliere dei posti di lavoro, qualcun altro invece pensa che ne possa creare di nuovi e sicuramente più innovativi. Quindi è giusto il dilemma, che cosa succederà con noi, cosa succederà con l'intelligenza artificiale nel futuro. È imprevedibile, non lo sappiamo, è qualcosa che giustamente diceva anche la dottoressa, quando noi pensiamo anche al futuro, questa cosa un po' ci destabilizza e ci preoccupa. Quindi, allora, io tra l'altro aggiungo una piccola cosa, ancora sono nei tempi, sì Giorgio, vero? Sì, perfetto. Anche all'interno delle aziende, qui faccio proprio una nostra esperienza personale, noi abbiamo gestito ovviamente tutto il periodo pandemico e quindi non ci sono stati disservizi, di questo siamo assolutamente fieri e orgogliosi perché c'è stato un incremento in traffico dati per gli operatori impressionante, ma è talmente diventato importante, come diceva giustamente anche Giorgio, il valore della parola, che noi abbiamo deciso anche internamente di creare con ovviamente nulla a che vedere con la RAI piuttosto che con TV2000 eccetera, però abbiamo creato all'interno della nostra azienda un piccolo studio televisivo. Perché questo? Perché è talmente importante per noi anche informare non solo i nostri dipendenti, tra l'altro io sono appunto la moderatrice, e noi facciamo mensilmente intanto un programma di informazione, perché è giusto, visto che ormai non si vivono più gli spazi, almeno da noi abbiamo ancora tutta la parte, diciamo che è ancora lo smart work, quindi diciamo che all'interno dell'ufficio ci si vede molto di meno, però questo diventa un canale fondamentale per continuare a rimanere connessi, collegati, informati. E uno dei nostri punti di forza è proprio questo, cioè voler dare comunque delle informazioni, anche quelle un po' meno positive, ma essere chiari, perché abbiamo capito che questo è il vero, la vera forza non solo della parola, ma anche proprio della possibilità di comunicare verso l'interno, ma anche verso l'esterno, delle cose che siano assolutamente reali. Su questo noi facciamo sempre estrema attenzione e abbiamo sempre una grandissima cura. Quindi insomma, vero e falso, io direi che a un certo punto camminano un po' per la stessa strada, quindi da una parte c'è il vero, dall'altra parte c'è il falso, e rubo tra l'altro, proprio pensando al futuro, alle parole ad una autrice molto amata che è Jane Austen, che ci dice che il tempo spiegherà e noi non possiamo far altro che aspettare e vedere. Grazie. Grazie mille. Grazie a te. Riflessione complicata. Il tempo spiegherà, certamente giochiamo tutto sul tempo, vedremo quello che succede, quello che ricordavamo prima, questa apertura verso il nuovo che la domanda vero e falso in qualche modo ci impone. Dottoressa Mondo, lei lavora in televisione, quindi da sempre la televisione si occupa di mescolare immagini e parole, che sembra la sfida di oggi, no? Lo vediamo sui telefonini, lo vediamo nell'intelligenza artificiale, lo vediamo nell'esperienza anche quotidiana, lo ricordava anche prima la dottoressa Lucca, oggi è una straordinaria opportunità, però dal suo punto di vista, dal punto di vista dell'autrice, della conduttrice televisiva, cosa vuol dire oggi mescolare in maniera nuova, in maniera innovativa, ma al tempo stesso in maniera seria, parole e immagini? Oh beh, che domanda complicata. Io in realtà rappresento una televisione piccola, ma ben radicata sul territorio, che rappresenta il punto di vista della Chiesa italiana, non è Televaticano, TV2000, è la Chiesa italiana in tutte le sue sfaccettature, in tutto il suo appunto radicamento locale. Partiamo dal titolo molto impegnativo che avete dato. Il titolo è molto impegnativo. Il vero e il falso esistono e come?
a mio parere, e basti pensare così, proprio un flash, alle menzogne che ci ha propinato la propaganda russa di Putin in questi ultimi tempi. Però secondo me preoccupa maggiormente, sia nell'informazione che anche nell'intrattenimento, quel limbo, quella terra di mezzo in cui il vero e il falso si annebbiano, cioè il tema del vero, l'ambito del verosimile, in cui diventa difficile distinguere. Questo argomento non è nuovo, c'è da sempre, sia nella propaganda appunto che nell'insinuazione, che è più capziosa e anche molto più pericolosa, e non riguarda affatto l'intelligenza artificiale, su cui credo che potremmo, sì, nel tempo che ci attende, fare due cose, cioè lasciare libertà, perché tutto ciò che si muove e che capita e che avviene non può essere naturalmente serrato o guardato con sospetto, ma libertà e naturalmente regole precise. Questo vale per qualunque strumento di comunicazione. Io credo che il tema del verosimile, che in qualche modo mi inquieta, perché tutto può essere vero o falso allo stesso tempo, e questa è menzogna a parer mio, è stato sicuramente amplificato negli effetti della cattiva informazione, soprattutto dai social network, per tre motivi. Il peggior motivo è quello ideologico, che permane e qualche volta è dominante. Il secondo motivo è la fretta, cioè la rincorsa, la competizione con la concorrenza. La fretta impedisce l'approfondimento, naturalmente, e sacrifica le fonti. Il terzo motivo è anche la mancanza di scuole, di formazione. Non basta né la laurea per diventare giornalisti o per lavorare in televisione, e non funziona improvvisarsi. Noi oggi vediamo che l'illusione di improvvisarsi comunicatori o giornalisti o informatori, a mio parere, crea un'informazione molto molto povera e in qualche caso anche falsa. Dalla lettura del vostro rapporto, che è denso, naturalmente io colgo solo qualche spunto, non da una lettura tecnica ma soltanto da appassionata, la buona notizia è che ci si continua a informare. La cattiva notizia, a mio parere, è che si sacrificano le fonti tradizionali a favore di quelle digitali. La cattiva notizia, perché dipende naturalmente quali sono le fonti digitali, ma se si tratta di social, ad esempio, l'illusione che siano più liberi è assolutamente distorta, non è così, non permettono l'approfondimento e non sono affatto né liberi né indipendenti. Mi ha incuriosito il fatto che tutto sommato tenga l'informazione sulla politica, l'interesse per la politica italiana, e anche da parte di, insomma, di giovani o comunque di media età. È difficile oggi stabilire chi è giovane, ma secondo i vostri dati, mentre non interessi affatto la politica estera, questo è un male del nostro paese, dato che è così connessa invece con la politica nazionale, ed è strano che non ci si fidi dei grandi media quando, per motivi così, perché sarebbero troppo condizionati dalla politica o dal mercato, quando invece si cerchi un'informazione di qualità. Mi domando dove allora la si cerchi e come deve essere fatta per essere affidabile da parte del pubblico. Parentesi, bene che tenga la lettura dei libri, un grido di dolore per l'informazione tradizionale, vogliamo chiamarla così, cioè per i giornali. Per motivi familiari, sono cresciuta in ambiente di giornalisti, continuo a viverci, ma anche perché i giornali, piaccia o non piaccia, permettono un approfondimento, permettono un confronto di idee, di opinioni, e questo sui social network, a meno che uno abbia l'intelligenza, il tempo, la voglia di mettersi a compulsare diverse fonti contemporaneamente, questo non è assolutamente possibile. A proposito di televisione, bene, ma dobbiamo parlare di qualità. Io credo che si debba porre l'accento su questa parola, e la qualità vuol dire tante cose, naturalmente vuol dire rispetto dei fatti, vuol dire rispetto del linguaggio con cui i fatti vengono raccontati, vuol dire rispetto degli utenti. A proposito del cancel culture, del political correct, sì, c'è un rispetto anche degli utenti, certe cose non si possono dire se offendono in maniera pesante. C'è il tema del confronto e la rappresentazione della complessità del reale. Tutto questo, a mio parere, e molto di più anche, rappresenta la parola qualità. E poiché ogni servizio informativo e ogni strumento di comunicazione è servizio pubblico,
Ci abbiamo messo tantissimi anni a dimostrare o a far capire, nonostante certi sguardi molto miopi, per motivi ideologici, che la scuola paritaria era scuola pubblica, anche se era gestita da privati. E io credo che tutto il servizio informativo sia servizio pubblico, anche se è svolto da privati, se rispetta la qualità, che quindi non è un tema per pochi fissati che magari non hanno interesse agli ascolti, ma è un tema che riguarda tutti quanti. Per quanto riguarda gli ascolti, lo dobbiamo dire, non sempre vanno d'accordo qualità e audita, e le uso una litote naturalmente, e forse sarebbe il tempo di ragionare su un diverso sistema di giudizio, di gestione, di controllo dei dati d'ascolto, mettendo insieme tutte le fonti di informazione libere e indipendenti, che tenga presente anche la qualità. Non credo sia una provocazione, se ne discute da tanto tempo, ma credo che davanti alla multiforme e alla sempre crescente offerta informativa e di intrattenimento, che poi intrattenimento e informazione è difficile distinguere nettamente, ok? Perché si può fare intrattenimento informando e si può informare anche in maniera divertente, quindi è difficile separare un argine. Ecco, credo che davanti a questa multiforme offerta sia sempre più urgente stabilire dei criteri di qualità e legare appunto gli ascolti alla qualità informativa. Io credo che questo è una cosa che dovrebbe interrogarci, dovrebbe spingerci a mettere insieme varie realtà. Io lavoro in un'emittente che non è condizionata, non è costretta dai dati d'ascolto, anche se naturalmente siamo contenti che funzionino e che crescano poco a poco, perché è una precisa scelta dell'editore. Però qualche volta, ecco, mi pare che l'informazione o la comunicazione di qualità dai dati d'ascolto, del rilievo dell'auditel venga penalizzata. Grazie dottoressa Mondo. Apre un tema che probabilmente è senza soluzione, quello del servizio collettivo, servizio pubblico svolto da privati. Un po' tutti svolgiamo servizi, diciamo, di interesse collettivo, di bene comune, e credo che sia bello potersi interrogare a lungo. Dottoressa Nieri, la dottoressa Mondo fa una sottolineatura, secondo me, importante, cioè tutto sta andando molto velocemente, tutto va molto di fretta, siamo dentro una rincorsa sempre più sincopata, sempre più veloce. Però il mondo va di fretta, bisogna rispondere in fretta, bisogna sapersi adeguare rapidamente. È vero che i cambiamenti sociali sono lenti, però i cambiamenti delle tecnologie, dei sistemi di offerta, delle decisioni aziendali sono invece molto molto veloci, perché così deve essere. Dal punto di vista dell'azienda nella quale lei lavora, di un grande gruppo che si occupa di tante cose, ma che soprattutto in qualche modo ha nel suo DNA la capacità di innovare il modo di fare comunicazione, il modo di fare informazione, qual è la sua valutazione? Siamo davvero così di corsa o stiamo semplicemente seguendo, come è giusto, con fretta le cose che cambiano? Intanto grazie, e la prima cosa è ovviamente un dovuto apprezzamento al rapporto, come sempre pieno di stimoli, ed è una bussola preziosa sull'andamento dei fenomeni rilevanti. Io evito di parlare, devo avvicinarmi, aspetti che metto qua il mio foglio, se no perdo il filo. Dicevo, non ho bisogno di parlare qui di Mediaset e degli attori sul mercato, perché insomma il rapporto mi sembra che dia un'immagine assolutamente esaustiva. Quello che insomma per me è un aspetto rilevante è quanto attaccato ai nostri marchi di informazione, quanto nella nostra attività, parliamo adesso sì, proprio di informazione, ci sia una differenza fondamentale, no? tra la nostra, parlo dei media comunque tradizionali, di quelli che hanno una mediazione professionale che riporta le notizie,
che hanno attaccato, dicevo prima, ai propri marchi l'affidabilità, la trasparenza, la pluralità dell'informazione e una verifica delle fonti. Tutti, insomma, questo è apparso anche nel rapporto, che mi sembra che, insomma, sottolinei questa permanenza di un grande valore dei media cosiddetti tradizionali, che fanno dell'assunzione della responsabilità un po' una loro cifra distintiva e secondo me importante, perché poi riflettono anche i valori che sono alla base della nostra Costituzione europea, perché noi di questo parliamo, non siamo né cinesi né africani né altro, siamo europei e la nostra Carta Costituzionale ha esattamente un fondamento importante che guida tutte le nostre attività, l'informazione e il fare contenuti in primis. Ovviamente non c'è dubbio, no, che siano sotto pressione soprattutto i bilanci delle nostre aziende, perché noi siamo tutti regolati e quindi al di là della cifra che ci mettiamo noi imprenditorialmente, abbiamo una serie di vincoli in tutta la nostra attività, da quanto dobbiamo produrre, dall'informazione che dobbiamo fare. Abbiamo una grossa quantità di persone che lavorano con noi, non è che facciamo un contenuto che va in giro per tutto il mondo, no? La nostra ambizione è quella di fare un contenuto che sia anche figlio della cultura europea che noi comunque rappresentiamo. Questa, diciamo, competizione sregolata che sicuramente c'è da quando ci sono questi grossi fenomeni mondiali dei social network e di internet, ha messo molto sotto pressione le nostre risorse. E questo non è che è un dato che dice perde un settore, guadagna un altro perché quello è più moderno. È un dato che quello che facciamo noi, come dicevo prima, con la responsabilità che ci mettiamo, non è assolutamente affare delle piattaforme o della moltiplicazione di certi siti, della disinformazione che è diventata virale ancora di più, se si può, con questa applicazione dell'intelligenza artificiale. È tutto una specie di grande polpettone su internet, dove addirittura un influencer, no, può dire la sua e forzare o comunque dare un profilo su certi aspetti che è parziale, ma poi viene moltiplicato con una tale forza che diventa estremamente rilevante. Tra l'altro faccio un passaggio piccolissimo, cioè è anche una questione economica. Quel ragazzo che con la macchina 190 nel centro di Roma ha ammazzato il ragazzino era uno che comunque guadagnava sulla pubblicità che gli investitori mettevano sui suoi video 190.000 euro l'anno. Allora, questo qui è un dato che deve far pensare, no, a come cioè, ci si può improvvisare e però ci si ha un grandissimo seguito non avendo assolutamente nessuna struttura di quelle di cui noi dobbiamo assolutamente essere padroni. Ovviamente il dato positivo che il rapporto sottolinea è che comunque il prodotto del nostro lavoro editoriale continua ad essere seguito e apprezzato, e anche il dato che riguarda i giovani nell'approccio alla televisione ci conforta moltissimo. Non si può, parlando di questo rapporto e parlando di media, non parlare della disinformazione, che è supportata tra l'altro oggi da una viralità che può solo incrementarsi. Prima parlavo del dato economico. Il dato economico è importante perché meno, appunto, finanze,
vanno ad abbeverare i media come i nostri, e ovviamente più saremo residuali nel grandissimo confronto dell'informazione e della disinformazione. C'è un dato che riguarda i dati, no? Cioè questa bava di numeri e di dati che noi comunque con tutte le nostre attività in rete lasciamo, è stata puntualmente valorizzata, calcolata, valorizzata, ed è la base di tanti attività che adesso diventano per l'appunto virali. È un problema abbastanza importante. Se considerate che adesso ci sono le elezioni, no? Andiamo alle elezioni, quest'anno c'è chi parla di 400 milioni in Europa, ma poi alcuni dicono 2 miliardi, 4 miliardi a livello mondiale. Probabilmente dipende se contano anche le regioni, le locali o meno. Comunque parliamo soltanto delle europee, 400 milioni di persone vanno al voto. Allora, Cambridge Analytics, che è successa nella prima elezione di Trump, era almeno quanto 8-9 anni fa. Da 8-9 anni fa, che già aveva prodotto un danno terrificante, perché Cambridge Analytics ha messo a disposizione di Trump e non di altri, ovviamente, tutta una serie di dati che aveva sull'elettorato giovanile. Dopodiché questi dati sono stati consegnati, raccolti ovviamente in termini non autorizzati, appunto a uno dei concorrenti, che poteva essere, poteva non essere, comunque ha vinto le elezioni. Adesso pensate voi, con l'intelligenza artificiale, che io dico sempre, meno male che si chiama artificiale, perché così la colleghiamo, no? Non è un'intelligenza umana che ha una morale, che ha un sentimento, è un meccanismo tecnico, che poi ha delle possibilità straordinarie, ma un meccanismo tecnico. Tornando al discorso delle elezioni, la commissaria Jourova, che è appunto responsabile dell'informazione, sta facendo un giro per l'Europa per andare proprio a raccontare ai vari governi quanto sia delicata questa consultazione europea, esattamente perché si hanno delle notizie di informazioni del livello di disinformazione che comunque tramite queste applicazioni di intelligenza artificiale è possibile diffondere. Quindi parlare di falso e di vero, secondo me, in questo momento è una come sempre, insomma, nel rapporto del Censis c'è questa capacità di cogliere quelle che sono veramente le particolarità, ma gli elementi che veramente condizionano, no, il momento. Quello del vero e del falso è una grandissima chance, sfida, e insomma noi speriamo che possano essere di aiuto tutte queste attività che comunque a livello europeo saranno messe in piedi, anche compreso un regolamento comunque sulla pubblicità elettorale, sulla pubblicità politica, e speriamo appunto che tutti gli stati si tengano molto attenti alla trasparenza di questi fenomeni. Quello che secondo me è molto importante dire è che tutto quello che funziona, che serve, i contenuti in rete, questa evoluzione fortissima che c'è nelle persone che possono farsi le loro diete mediatiche, però è altrettanto importante, cioè, la trasparenza. Perché purtroppo in tutto questo mondo che si è sviluppato con questa forza e con questa dinamicità c'è tanto anche di
non responsabile. E io credo che invece la responsabilità, soprattutto quando si hanno a disposizione strumenti così importanti, sia un'obbligazione. E dico per ultima cosa che questa obbligazione sarebbe molto importante che i grandi signori della guerra nel senso della mostruosità delle posizioni che hanno su internet, che poi sono 4, 5, insomma tutti i possessori di questi mega organizzazioni appunto di dati, che poi sono diventate delle entità, che non c'è una critica dal punto di vista di un'eccezionale capacità che hanno avuto di sviluppare dei mondi nuovi, delle tecnologie nuove, però io mi preoccupo quando sono 4 persone al mondo che possono veramente decidere di tutti noi. E lo fanno anche subdolamente, perché io credo che nessuno dei nostri ragazzi giovani sappia da dove vengono e come sono attrezzate tutte queste attività. Quindi c'è assolutamente del buono, perché i social network lo dice. Io dico sempre, se c'è un seguito vuol dire che comunque la cosa funziona. Quindi c'è tanto di buono, moltissimo di buono, però questa preoccupazione che ci sia chi può veramente con degli strumenti così importanti, e l'intelligenza artificiale si assomma a questi strumenti che già ci sono, che possano veramente fare i signori della guerra, a me questo mi preoccupa moltissimo. Quindi penso che sia molto, ma molto importante che i media come i nostri, che sono proprio rappresentanti dei nostri diritti, sono quelli che li difendono, e la trasparenza, la veridicità e l'assunzione di responsabilità nel fare le cose sia un qualche cosa che è una cifra che rimane attaccata, e io spero per molto, al nostro fare televisione, al nostro fare internet, al nostro fare comunicazione. Grazie anche per le sue sottolineature e per la chiusura, no? Quando il dato che è un po' sotto gli occhi di tutti, ma che tendiamo a dimenticare, e cioè che il grano e l'erba cattiva crescono insieme, c'è sempre del buono e del cattivo in tutte le cose delle vicende umane, non è certamente una novità, però lei richiama la responsabilità di ciascuno, delle imprese, degli operatori, di chi fa il nostro mestiere, di saper distinguere in qualche modo l'erba buona dall'erba cattiva, e questo chiederà anche un po' di tempo, un po' di impegno, e giustamente lei dice anche un po' di soldini, un po' di risorse, bisognerà investire di più. Ringrazio Fabrizio Paschina di essere con noi oggi, ci accompagna da tanti anni, ma soprattutto lo ringrazio perché noi tendiamo a vedere le cose un po' sempre dalla stessa parte, dal punto di vista di noi ricercatori, degli operatori, dei fruitori per certi versi dei sistemi di comunicazione e di informazione, però come in tutte le cose serve anche il modo di vederle dall'altra parte, dalla parte di chi invece in qualche modo investe, pensa, ragiona, guarda al mondo della comunicazione come un attore appunto dall'altra parte. Fabrizio, so che voi avete investito tanto in tutte le direzioni, ma soprattutto sul tema del mondo digitale, delle tecnologie digitali. Qual è la vostra impressione rispetto a questo mondo della comunicazione e dell'informazione che cambia così rapidamente, ma che al tempo stesso poi vede nei mezzi tradizionali un pilastro irrinunciabile? A te. Buongiorno. Vi do 2 o 3 presupposti di quello che introducono, poi quello che vi dirò dopo, e resterò su quella che è l'attività che noi quotidianamente facciamo, quindi non tanto su il bene e sul male dei media, ma su come noi in qualche modo li andiamo ad utilizzare. Allora, tenete conto che nella relazione tra il cliente e la banca, relazione di medio-lungo periodo, l'unico valore che conta è quello della fiducia.
e quindi noi su quello facciamo tutte le attività fin da quando una volta c'erano i libretti di risparmio che venivano dati in premio a chi faceva il tema, il compito di matematica, il disegno, qualcosa del genere. Quindi parliamo della scuola primaria. Oggi noi, faccio un esempio, a Torino abbiamo un museo del risparmio dove vanno le scuole ad imparare ad approfondire tematiche di educazione finanziaria fin da subito. E nel rapporto di fiducia che viene costruito con o che cerchiamo di costruire tra noi e le persone, permettetemi, sarò assolutista nelle cose che dico, ma non perché voglia essere tronfio, ma solo perché è più facile per poter trasferire le cose. Qui non è un assoluto, ma è solo per essere più veloce nell'esprimere i concetti. E appunto stavo dicendo che nel rapporto di fiducia non sono solo le cose che la banca fa in quanto tale a supporto della sua patrimonializzazione, a supporto dei prodotti e dei servizi che dà, ma anche su tutto il resto che per il singolo, per le imprese, per le comunità fa in ambito culturale, in ambito sociale e via discorrendo. Allora, quello che noi vediamo è che se io chiedo a un cliente qual è il suo livello di fiducia verso la banca, abbiamo i dati di quest'anno, del 23, il 43% dice che si fida. Se la stessa persona conosce tutte le attività che noi facciamo, appunto in ambito sociale, culturale e altro, questa sale al 64%, così come tra i non clienti passa dal 33% al 59%. Quindi è evidente che per noi poter comunicare è fondamentale, perché così come sulla stampa, sui giornali tradizionali o economici ci sono spazi dedicati a quello che è dai risultati a tutto il resto, ci sono poi degli altri mezzi che servono ad arrivare ad avere la coda lunga, arrivare a tutti. Col Covid, dopo il Covid, noi siamo partiti utilizzando moltissimi canali digitali, quindi approfittando di quella che è stata l'accelerazione incredibile. Siamo partiti con un canale podcast, abbiamo fatto altre attività che oggi hanno portato a prima dividevo al giorno, per non parlare di milioni di contatti, sono 150.000 contatti al giorno aggiuntivi rispetto alle operazioni che vengono fatte, alle relazioni, perché abbiamo nel 23 fatto 15 milioni di streaming sui podcast, 6 milioni che visitano il sito, quindi siamo dentro, cioè in qualche modo, oltre a essere fruitori di media, continuiamo a fare l'azienda. A me quando dicono ma siete una media company, no, noi facciamo la banca, le media company sono altre che sanno fare il mestiere che deve essere fatto, però è evidente che ci troviamo a valutare cosa succede o cosa fanno i diversi media. Allora, partendo di nuovo da un altro presupposto, che gli under 40 sono molto digitali, abbiamo fatto anche noi, aggiuntiva a quello che ha misurato Giorgio, un'analisi sui consumi culturali a novembre dello scorso anno, ed è evidente che utilizzano i social network e tutte le altre piattaforme che hanno a disposizione molto più di chi ha più di 40 anni, ma lo utilizzano in modo continuativo, non, senza andare a giudicare cosa è buono o cosa è cattivo, perché come diceva sempre Giorgio, grano e erba maligna vivono assieme, quindi ci sono, però i ragazzi hanno dei loro punti di riferimento, hanno dei punti di riferimento credibili, autorevoli, che si stanno affermando. Uno su tutti faccio, che è Francesco Costa, con la sua rassegna della mattina sta al Post, ed è a volte una discriminante tra chi ha una certa età o chi ne ha un'altra. Parlo di loro in termini aggiuntivi rispetto a quelli che possono essere già super affermati e bravi sui media tradizionali, però devo dire che la necessità nostra di parlare a tutti ci porta per forza ad essere anche su quelle piattaforme e a notare come ci sia una necessità, secondo me, di integrazione tra
digitale analogico tra media tradizionali e media digitali, che in alcuni casi riesce meglio, in altri casi riesce peggio, perché c'è più o meno contaminazione. Cioè la televisione e il digitale funzionano bene, perché hanno a volte contenuti che sono su una piattaforma e sull'altra. Mi viene in mente Mare Fuori, prima parlava la collega di Rai, ed è un esempio evidente di quanto ci sia miscellane e mescolanza tra questi. Tenete presente oltretutto che la televisione continua dal punto di vista dell'utente pubblicitario ad essere straordinariamente efficace. Siamo partiti con una banca digitale lo scorso anno a giugno, abbiamo fatto una prima fase solo utilizzando le piattaforme digitali, vendevamo uno, siamo partiti a novembre integrando con le televisioni e siamo passati a 5, quindi non c'è partita, continua ad essere un, almeno in Italia, un elemento straordinario di relazione e di comunicazione con le persone. E oltretutto io trovo, prendendo il tema delle contaminazioni, molto del digitale che va sulla televisione e in qualche modo viceversa. Bello o brutto che sia, ci sono dei giornalisti sportivi che parlano di calciomercato che sono sia in televisione che sui canali digitali e che i ragazzi di 16, 17, 18, 20 anni continuano a seguire. Mi sembra che siano, che anzi abbiano costruito la loro base di follower proprio sulla credibilità. Poi ce ne sono tanti altri che sono meno credibili, però restando a quelli credibili sono su una parte e sull'altra. La radio, che è fortunata perché ha sempre avuto moltissima fortuna, è integrata obtorto collo con i canali digitali grazie alle canzoni. Penso che le radio e le piattaforme sul digitale fanno po', le radio fanno poco per essere integrate con loro, però il fatto che le canzoni siano l'elemento di contenuto che li mette assieme, si trovano ad avere un po' una gallina dalle uova d'oro. Io credo che attendere, però ci sia una necessità forte, e cioè che le radio comincino a vedere, così come con le televisioni è avvenuto, perché la total audience che noi andiamo a misurare, ed è un progetto proprio recente, tende ad andare a vedere televisione, OTT e tutto il tema del digitale legato al video. Credo che vada fatto anche sulla parola, perché radio, Spotify e Google Podcast, Apple Podcast e via discorrendo dovrebbero essere più integrate. Lascio per ultima quella che è invece, secondo me, continuando ad andare avanti in termini paralleli, nel senso che la stampa non è sufficiente che prenda dai social per portare sui giornali i contenuti, ma analizzandoli o portandoli avanti con la stessa squadra. Ci sono delle necessità di integrazione o di ringiovanimento di squadre, per cui per avere i ragazzi sotto i 40 anni che ti seguono devi prendere le persone che loro ascoltano, con cui hanno maggiore affinità, perché solo imporgli o chieder loro di leggere o di entrare su alcuni media che sono fatti, tagliati sartorialmente per persone con un'età maggiore, credo che non sia sufficiente. Grazie. Grazie Fabrizio, in particolare per i ragazzi sotto i 40, perché mi sento improvvisamente più giovane, siamo tutti sotto i 40. Siamo diversamente giovani. Grazie davvero, grazie a tutti voi. Quattro piccole sottolineature, perché poi in fondo questa giornata da un lato ci permette di presentare e di ragionare con voi sul rapporto, ma soprattutto ci spinge a preparare il nuovo, che è la nostra vera responsabilità, e quindi proprio due sottolineature delle cose dette. La prima
Mi sembra che la parola fiducia, la parola trust, in qualche modo debba guidare il ragionamento. Dove sta la fiducia? Che cos'è che dà fiducia? Si dicevano prima gli influencer che in qualche modo, lo dice la parola stessa, influenzano i comportamenti, però poi non si capisce bene se hanno fiducia loro e se al tempo stesso sono fonte di fiducia per gli altri. Abbiamo eventi terribili come quello che lei ha ricordato, abbiamo anche tanti eventi positivi e quindi è come sempre del buono e del cattivo insieme, ma credo che questo sia importante. Cosa vuol dire fiducia e che cosa vuol dire, diceva prima Paschina, fare trust, cioè garantire in qualche modo una fiducia che non è soltanto individuale, ma è una fiducia nel mezzo, nell'operatore, nell'investitore. Poi alla fine, se vuoi catturare attenzione, la televisione vince su tutto e questo la dice lunga. Il secondo elemento, lo ricordava anche prima la dottoressa Mondo all'inizio, è una grande opportunità. Quello che sta capitando, questa trasformazione, questa commistione anche di mezzi, di digitale e di stampa, di fossi che vengono saltati, di contaminazioni, diceva prima Maschina, che vengono in qualche modo realizzate, è sicuramente una straordinaria opportunità, però la dottoressa Nieri ce l'ha ricordato e l'ha sottolineato più volte, anche una bella responsabilità, una responsabilità di tutti, quindi dovremmo, credo, approfondire meglio che cosa significa oggi la responsabilità, dove sta, a chi è attribuita, che cosa vuol dire esercizio di responsabilità, perché poi è chiaro che soprattutto il mondo digitale rappresentano per certi versi un paravento, uno schermo nero dietro il quale è facile nascondersi. Il terzo elemento, forse l'abbiamo richiamato poco, il tema dei dati o dell'accumulazione dei dati o anche del costo che questi dati in qualche modo rappresentano, un costo economico, un costo ambientale, perché come sapete macinare dati consuma una quantità enorme di energia, però anche un costo sociale. La dottoressa Nieri sottolineava giustamente il tema della democrazia, il tema delle elezioni, il tema della protezione dell'assetto democratico che così faticosamente abbiamo conquistato in questi secoli, in questi anni. Credo che questo sia un altro ulteriore importante spunto su che cosa oggi sta diventando il mondo della comunicazione, del sistema dell'informazione. Da ultimo, il tema delle regole. È un tema forse il più difficile di tutti. Noi abbiamo chiesto agli italiani in varie occasioni, l'abbiamo chiesto anche nell'occasione di questo rapporto, sia sull'intelligenza artificiale, su altro, beh, tutti dicono sì, ci sarebbe bisogno di regole. Però parlare di regole poi alla fine è complicato, perché da un lato ce n'è bisogno, dall'altro lo capiamo, dall'altro però dobbiamo anche pensare che la regola chiede del tempo, chiede che le cose in qualche modo si consolidino, che la cultura si consolidi, perché altrimenti rischiamo di fare peggio. La fretta nel fare regole, l'abbiamo visto tante volte nel nostro paese, poi alla fine pone l'Italia, pone la nostra società, pone il nostro modello economico a rincorrere regole che non sempre hanno ragione di esistere o che non sempre sono adeguate alle rapidissime trasformazioni che abbiamo davanti. Quindi il tema del come regolare, quali sono i soggetti, quali sono anche i giusti equilibri, diceva Nieri, il sistema televisivo o il sistema della comunicazione tradizionale è iperregolato, lo dico io, lei non l'ha detto, diciamo, è molto regolato, e questo comporta costi, comporta difficoltà, comporta anche rallentamenti, e forse invece il sistema dei nuovi media è quasi troppo poco regolato e quindi bisogna ritrovare una sorta di equilibrio. Ecco, io credo... È inusuale che uno interrompa la sua relazione. No, prego. Però è un passaggio importante, no? Perché è così difficile fare le relazioni, le norme per internet e per questi fenomeni globali? Perché l'ambito di applicazione di una norma non è globale, cioè non riusciamo per adesso, poi tutti questi G20, G5, di quello che sarà ci stanno lavorando, però non c'è un ambito che presiede la regolamentazione del mondo. Scusi, eh. Certo, è così, e d'altra parte non dobbiamo mai dimenticare che gli italiani sono, come si dice, gente col gene del genio, quindi sono creativi, sono dirompenti, tendono a spezzare le regole, quindi
regolare troppo poi diventa anche un rischio proprio per il nostro sistema economico e il nostro sistema sociale. Ecco, io credo che su queste 4-5 parole chiave dobbiamo tornare a ragionare, dobbiamo tornare a impostare il nostro lavoro, e colgo l'occasione davvero per ringraziare voi che avete condiviso con noi questa mattinata o queste due ore di riflessione, e non posso che rimandarvi all'auspicio del 20° rapporto da qui a un anno. Grazie e una buona giornata.